No, importante direi che è l'aggettivo più giusto, anche perché poi non è che Roma, Tottenham, tutte quelle che ci sono state prima non lo fossero. Importante perché servirà una grande partita contro una squadra che penso stia dimostrando attraverso i numeri, le prestazioni, quello che è il valore, ma andrà un Inter preparata, agguerrita per far bene e consolidare quello che è il nostro obiettivo, centrare questa Champions League e cercare se possibile anche di migliorare la posizione dell'anno passato. Al momento ci siamo riusciti. E dopo quanto è successo ieri sera, forse arbitri, diciamo così, un po' più attenti? Ma io trovo che i nostri arbitri siano tra i più attenti in assoluto in Italia, oltre che in Europa e forse anche nel mondo. E dobbiamo essere orgogliosi di quello che è la classe arbitrale italiana. Lo dico anche con soddisfazione, sapendo che insomma, mi sembra aver capito che oggi sia ufficiale anche l'introduzione della VAR in Champions, quindi dagli ottavi. Una volta siamo noi italiani ad essere primi rispetto agli altri, dobbiamo essere orgogliosi anche di questo. I tifosi interisti sognano già in questa coppia dirigenziale ausilio con Beppe Marotta, già è iniziato, ha sentito quello che sarà il nuovo insomma CEO nerazzurro? Io la coppia la faccio a casa, sono assolutamente contento di lavorare per l'Inter, se ci sarà la possibilità di lavorare anche con Beppe Marotta, che conosco tra l'altro da tanti anni, ho stima per l'uomo e ho stima anche per, soprattutto poi per il dirigente. Io non so ancora se questa cosa sarà ufficiale, sono cose che ripeto, essendo un dipendente anch'io, dovete probabilmente chiedere ad altri, ma rimane, ripeto, quello che è, oltre che la soddisfazione mia personale di essere lì da tantissimo tempo, di aver lavorato con tanti dirigenti, sarà questa occasione, lo farò con altrettanta soddisfazione e anche disponibilità. È giusto sognare, il sogno Modric a gennaio è ancora praticabile? No, io penso che a gennaio l'Inter sarà questa, indipendentemente dai nomi. E mentre invece stiamo già organizzando e pianificando quello che sarà poi il lavoro di rinforzo della squadra per la prossima stagione. No, non ci giochiamo tutto perché noi siamo assolutamente in linea con quelli che sono i nostri programmi. Forse è una sorpresa per qualcuno di voi pensare che l'Inter oggi ad una giornata dal termine del gruppo stage abbia la possibilità di qualificarsi per il turno successivo e quindi è un'opportunità che vogliamo assolutamente cogliere. Per quanto riguarda la Juve è una partita importante, non è decisivo nulla perché noi siamo in questo momento oggi, prima della partita di Napoli, addirittura secondi in classifica, in linea con quello che avevamo stabilito in questa stagione e speriamo di essere lì anche alla fine.